Volere è potere. Troppa gente che vuole, piena soltanto di volontà. Troppi incapaci che debbono affermarsi e ci riescono, senza altre attitudini che una dura e opaca volontà. E dove la dirigono? Nei campi dell'arte. Qui la loro sfrenata volontà può essere scambiata per talento. Così questi disperati, senza qualità di cuore e di mente, vivono nell'ebbrezza di arrivare, di esibirsi, finché la fama si decide ad andare a letto con loro per stanchezza, una sola volta, tanto per levarseli dai piedi. Da quando ho letto questo passaggio tratto da Diario Notturno di Flaiano, ho pensato parlasse di me, ho avuto paura, anzi, che parlasse di me. Poi crescendo e rileggendola sempre di più, diciamo che questo timore è diventato un argine grazie al quale non so, sinceramente non posso dirlo di essere sulla strada giusta, ma quantomeno mi tiene lontano da quella sbagliata. Conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex. È la tua biografia su Instagram. Sulla letteratura dell'eterno secondo c'è una vastità. Certo. Insomma, tu la nichefobia l'hai esorcizzata così, ridendo. Ma sì, ma anche perché la verità fa sempre ridere, bisogna solo avere il coraggio di scriverla, secondo me. Sei napoletano, se ti racconti, persino quando giri una pubblicità, ci tieni a ribadire l'importanza delle tue origini. Ma che radici hai? La napoletanità, insomma, come diceva anche un po' De Crescenzo, la puoi incontrare anche in persone che non sono nate a Napoli. È fatta di un approccio alla vita molto elastico che nel tempo può diventare un vantaggio. Tu sei un ballerino, tuo padre era un ballerino di danza classica. Com'è crescere con un padre che di te conosce fatiche, riconosce gli errori? Io sono stato molto fortunato ad avere in famiglia qualcuno che mi abbia quantomeno trasmesso, forse con un imprinting genetico, la sua stessa passione. E mio padre in realtà si è opposto inizialmente, con ragione, perché mi ha motivato a intraprendere questo percorso con più consapevolezza. Quindi tu balli da sempre? Io ballo da sempre, ballo realmente da quando ho 10 anni, ma ballo da sempre, in casa, la mia camera da letto è stato il mio primo palcoscenico. Quando eri adolescente che cosa sognavi di fare? Ma io sognavo di fare il ballerino. Sognavo di fare il ballerino teatrale, quasi snobbavo un po' la televisione, la guardavamo sempre con un po' di diffidenza, quasi come se banalizzasse il nostro lavoro. E poi mi sono dovuto ricredere perché io grazie alla televisione ho avuto la possibilità di lavorare poi in grandi teatri. Tua madre è un'insegnante, che rapporto hai con la lettura? Lei ti spingeva a leggere quando eri piccolo? Ma in realtà nella mia famiglia siamo sempre stati molto sensibili all'arte in generale, più alla musica, più alle commedie, più alle arti visive. Sono cresciuto con un po' con Massimo Troisi in casa, con quel tipo di commedia, no? Con la smorfia, quindi inizialmente forse ho iniziato con qualche piccola biografia che poi è diventato insomma il canale attraverso il quale sono entrato nel mondo della lettura. Poi ho scoperto Flaiano. Ti ha aperto un mondo. E mi ha aperto un mondo perché il suo cinismo, il suo pessimismo così lucido mi ha catturato. Mi piace molto il sarcasmo e sono stato meravigliato da quanto Flaiano, scrivendo magari negli anni 50, fosse così attuale. C'è un libro che ti ha segnato di più e che perciò ti senti di consigliare a un ragazzo? Sì, che è Diario Notturno. È un po', rappresenta un po', secondo me, l'intera opera di Flaiano, il suo sguardo sul mondo. Sono appunti di viaggio, di taccuini, di racconti, anche un po' slegati tra loro, però che ti spiegano qual è la sua visione del mondo, no? Che è una critica attraverso il paradosso, no? Cioè Flaiano quando dice coraggio, il meglio è passato, quella certo. È la sintesi delle sue cose. C'è un racconto in quella raccolta, Un marziano a Roma. Che poi è stato, non ha avuto successo in realtà come racconto Il marziano a Roma, tant'è che da lì poi nasce la sua famosa citazione, dice l'insuccesso mi ha dato alla testa. A 18 anni hai vinto una borsa di studio e ti sei trasferito a New York. Per me quello è stato il mio
partire per fare il militare, perché mi sono trovato fuori dalla mia zona di comfort al 100% in quanto non parlavo ancora in inglese. Vivevo da solo, lavoravo tantissimo e affrontavo delle dinamiche sociali completamente distanti da quelle italiane. Però dall'altro lato c'erano questi grandi palchi, queste grandi tournée, c'era Broadway, c'era il New York Times in prima fila. Che altri libri ci hai portato? Hanno tutti ragione di Paolo Sorrentino, che è tra i miei registi e scrittori preferiti contemporanei, perché mi piace molto la sua visione, anch'essa un po' disincantata delle cose. Qui racconta di Tony Pagoda, che è un cantante da night. Lui era un consumatore in generale di droghe, di donne, ma anche un consumatore di amicizia, no? Se vogliamo. E tutto questo lo incastra in un universo di tenerezze. Credo che ponga anche il tema di quale sia il momento per uscire di scena. È importante, la tempistica nel nostro lavoro è importante. In qualche modo io ho già fatto un piccolo passaggio, perché io ho, tra virgolette, smesso di ballare, anche se non si smette mai di ballare. Però insomma ho deciso di intraprendere un altro percorso e quindi anche lì ho pensato insomma di non voler rimanere fino alla fine sul palco e riuscire a dovermi riguardare un po' sottotono. E c'è un libro che stai leggendo in questo momento? Sì, faccio un po' i conti con il recupero dei grandi classici, quindi un po' lo faccio con gli audiolibri. L'audiolibro ti aiuta perché puoi ascoltarlo magari mentre vai a fare jogging, puoi ascoltarlo mentre fai altre cose e quindi a volte mixo un po' le cose. E poi invece sto recuperando i grandi classici tipo Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. E ti affascina? E mi affascina molto il realismo magico di Gabriel García Márquez, il suo modo di raccontare, di mixare in un racconto molto reale degli elementi assolutamente straordinari e magici. Hai 4 milioni e mezzo di follower su Instagram, come si conquistano? Non lo so, sono poco affezionato a questo tipo di successo, nel senso che secondo me deve essere l'effetto collaterale del tuo lavoro, no? Quindi mi fa molto piacere, però è una cosa che guardo sempre con un po' di diffidenza, perché non le vedi le persone che ci sono dietro. La tua passione per la lettura ce l'hai raccontata sorridendo. Da padre, senti la responsabilità di trasmettere questa scintilla di gioia che può venire dai libri? Sì, e sono contento anche del metodo che utilizzano per esempio a scuola il mio figlio, che è quello di scegliere, lasciare libera scelta ai bambini, ai ragazzi, di scegliere un libro a settimana, insomma, dalla libreria scolastica. Tu come li scegli? Frequenti le librerie? Vado per approfondimenti, nel senso leggo un libro di Flaiano, me lo suggeriscono, ne leggo uno, provo a leggere tutto di Flaiano. Adesso ho iniziato Gabriel García Márquez e molto probabilmente continuerò così, quindi vado un po' così per approfondimenti. Fly me to the moon. La lettura forse è lo strumento di racconto meno passivo che esiste, no? Per quanto ti possano descrivere un contesto, un personaggio, un carattere, poi il tono di voce, il profumo, le immagini ce le aggiungi tu. Infatti quello che più mi affascina è che ognuno di noi, pur avendo letto magari gli stessi libri, ha un racconto visivo interno diverso, totalmente diverso. E a volte mi affascinerebbe riuscire a vedere con gli occhi di qualcun altro lo stesso libro che ho letto io.